Massimo. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo episodio della serie Alpina Super Interattiva. Bene, interattiva ovviamente quando ci sarà il bisogno. Nel frattempo vi invito a seguirmi su Instagram, perché è lì che metterò i sondaggi sulle stories per avere opinioni in merito a eventuali magari acquisti. Insomma, deciderete un po' voi le sorti di questa serie e di questa farm. Detto questo, mi scuso per la volta scorsa, non mi sono letteralmente accorto che non stavo registrando l'audio di gioco per un problema, per una sciocchezza che ho fatto io, perché ho modificato un attimo i parametri di quelli che sono del mio mixer audio sostanzialmente, e mi sono dimenticato di settare l'uscita praticamente del canale audio di sistema. Quindi vabbè, ho voluto farvi sentire l'audio dei mezzi, ma in realtà l'audio dei mezzi non c'era. Me ne sono accorto purtroppo troppo tardi, come avrete visto in fase di montaggio. L'alternativa sarebbe stata buttare via il video, ma non me la sentivo e quindi l'ho pubblicato lo stesso così. Poco importa, perché adesso andremo a sentire i mezzi, i sound dei mezzi, in quanto ho finito di spargere la calce e coltivare, e cioè, scusate, di arare, quindi di conseguenza dobbiamo riportare i mezzi in farm e mettiamo in moto come prima. Per primo, insomma, l'MB, e anche lui ha un sound davvero bello, cattivo. E niente, torniamo in farm, ragazzi. Non è per niente male, molto, molto scoppiettante. Non è male, non è male. Sì, qui ho fatto un po' di pacciughi con l'erba, adesso provvederò a sistemarlo magari. E andremo avanti con i mesi una volta seminato, anche perché non abbiamo bisogno, insomma, di organizzarci per l'eventuale arrivo di bestie. E quindi andiamo a mettere giù il ripuntatore qua, perché l'MB momentaneamente possiamo lasciarlo qua. Andiamo a prendere il John Deere, e ragazzi, questo ha un sound davvero cattivo. Sentite che roba, eh? Anzi, aspettate che togliamo il cruise control. Questo è davvero ignorante. Parte, sì, la poca ecologia. Beh, in compenso però, ragazzi, dai, c'è da dire che comunque compensiamo con il trattorino elettrico, quindi non siamo poi così irrispettosi dell'ambiente. Ho rischiato di ribaltarmi io con tutta la calce, molto bene. Sembra che vi sia piaciuta abbastanza la farm, sono contento, perché io in realtà non ero proprio tanto convinto, però non ho avuto eccezioni negative, quindi direi tutto sommato che vi è comunque piaciuta. Bene, a questo punto, ragazzi, dobbiamo andare di coltivatore e direi direttamente anche semina. Quindi andiamo ad agganciare il nuovo ermo. No, non agganciamo il nuovo ermo, direi.
No, mi ha... Aspettate. Perché? Ma non c'è la creazione campi. Perché tu fare questo a me? Non lo so, vabbè. Comunque, sganciamo giù l'ermo. Giustamente non abbiamo un peso e... di conseguenza l'ermo è effettivamente un po' troppo grande per... per il nostro MB. Allora facciamo una cosa, direi di andare a prendere allora innanzitutto due pesi e vediamo un po'. Prenderei un non so, 18 quintali o 15. Prendiamo 18 per il John, per il cervo John, e qualcosina in meno per il nostro MB, il cui colore non c'è, lo facciamo nero e va bene. Fatto ciò, ragazzi, per andare, visto che dobbiamo comunque andare al concessionario a ritirare il tutto, approfitterei per fare che cosa? Allora, intanto vediamo, il Feltrina non ha un ulteriore gancio, giustamente. Quindi andrei a fare un acquisto e magari ci andiamo con l'MB. Cosa andiamo a fare? Allora, vorrei creare, senza dover andare dietro alla trebbia, scusate, alla seminatrice con i sacconi, vorrei provare a creare un sistema per andare a rifornirla in modo abbastanza veloce. Per fare ciò devo controllare di avere la mod che penso, che già non la vedo e quindi potrebbe essere un problema. Dovete darmi il tempo in tal caso di scaricarla, infatti non ce l'ho. No, non ce l'ho, ragazzi, devo scaricarla. E comunque ci serve, oltre alla mod che avevo in mente, dovremmo anche usufruire di un carrello. Vabbè, io questo in realtà forse già ce l'avevo su di sopra, che tiene 14.000 litri. Secondo me già ce l'avevo. Quindi, ragazzi, io stoppo un attimo il video che scarico quella mod, tanto per voi sarà questione di un decimo di secondo. Rieccoci in game, ragazzi. Ho scaricato la mod, la dovremmo trovare qui nei sistemi di nastri. Ed è questo tubo motorizzato qui, un sistema di scarico praticamente. Molto bello, fatto molto bene, costa anche poco e direi che andiamo a scaricarlo. Mettiamo parafanghi metallici, che fa figo, e con il nostro MB andiamo al concessionario e andiamo a portarci a casa il tutto, sperando di riuscire a portarci a casa tutto. Questo perché? Perché in effetti c'è tanta roba e non sono certo di riuscire. Allora direi che attraversiamo
il fiume da qua, magari senza finirci dentro, sarebbe già una bella cosa. Ovviamente con la fortuna che abbiamo noi passa anche il treno. Comunque il, diciamo così, il comparto ferroviario è veramente fatto bene, molto ricco di dettagli. Guardate anche gli stessi binari, insomma, con le protezioni a bordo strada, davvero molto molto interessanti. Solo che qua ti tocca fare un giro dell'oca per andare al concessionario, ragazzi. Caspita, adesso cercheremo anche un'alternativa, ma allora dai campi non ci si arriva, perché comunque dobbiamo attraversare tutto e quindi no. Noto che ho troppa sensibilità di sterzo e è al minimo. Vabbè, si è piantato, ok. Sì, va bene, va bene. Prendiamo tutti i pali, tutti i cartelli, via. So. Non so, ragazzi, c'è lo sterzo veramente ipersensibile. Che io però forse avevo la mod del quella per lo sterzo realistico. Che però non c'è. Veicoli info, bla bla bla, modifica qua, modifica là, non c'è, ragazzi, non c'è, abbiate pazienza, perché ho aperto le impostazioni, esci da qua che si pianta ogni volta. Andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo. Allora, ecco il nostro concessionario. Ecco la nostra roba. Ma vediamo se riusciamo in un giro unico a portarci a casa tutto, cosa che onestamente dubito, perché non credo che abbiamo la possibilità di agganciare sul peso il nostro tubo. Ho i miei dubbi, onestamente. Di solito su sti pesi qua ci si può attaccare solo i rallati, e neanche tutti. Però mai dire mai, insomma, la speranza è l'ultima a morire, soprattutto perché non ho voglia di fare 20 giri. Sì, potevo effettivamente. Ah sì, che culo, possiamo. Bene, è andata bene. E potevo effettivamente venire con il lo sprinter che c'ha il gancio traino e caricarmi su tutto. Ah, ma qui aspettate, perché qui c'è un ponte. Noi entriamo contromano in concessionario, che tanto non c'è nessuno. Dai, è andata bene stavolta con il passaggio a livello. Questa dovrebbe essere tra l'altro la segheria. Sì, perché c'è il cippato. Allora, no, direi che ci andiamo da sotto. Poi
poi appena ci ritroviamo senza molto da fare andiamo a tagliare quegli alberi lì che ho dovuto abbattere per far stare tutto, e andremo a fare del cippato probabilmente. Sì, non posso prenderla troppo spavaldo quella curva lì, ho visto che c'è un dislivello non indifferente. Allora sganciamo questo, sganciamo questo, andiamo a allora intanto facciamo una cosa, saliamo sulla bestia, agganciamo il peso, agganciamo il l'ermo e andiamo intanto a lavorare un po' il terreno. È pesantino sto ermo, parecchio pesantino direi. Sì, giustamente, non che nella realtà sia un attrezzo leggero, anzi è un bel bestione. Allora noi ci mettiamo qui, come sempre ci affidiamo al cosplay che gli diciamo per il campo 3. Campo 3, posizione di partenza va bene quella attuale, direzione automatico, ignora piccole isole, non ci sono attrezzi multipli, no, è 1,8 m la larghezza di lavoro, ma no, assolutamente. Perché dice codeste baggianate? Non è solo 1,8 m, dai l'ermo. No, non scherziamo. Coltivatori, dove siamo qua? 3 metri. Cosa vai dicendo? Vabbè, glielo impostiamo manuale. 3 metri, ok. Testata, gli diciamo di fare un giro di capezzagne, va bene. Inizia dalle file, curve secche e genera lavoro in campo. È una bella sfaticata. Va bene, salviamo. Mettiamo nel campo 3. Bene. Aspettate un attimo ragazzi, perché cambio pagina nel menu, perché se apro un menu sulle impostazioni generali mi si pianta ogni volta. Ok. Bene, avvia percorso il primo punto e intanto sei a posto tu. Nel frattempo con l'MB ragazzi andiamo a dove sei? Eccolo qua. Andiamo ad agganciare il carro timonato che c'è su.
che ha anche il portello per i cereali, quindi è perfetto, direi. E con questo pacchetto completo, molto molto utile, andiamo a... tra l'altro è utile per molte cose, non solo per i semi naturalmente, si può rifornire gli span di concime, gli span di calce, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ci dirigiamo dal nostro rivenditore di fiducia per andare ad acquistare dei semi. Andiamo, dai. Su, su, andiamo. Allora, apriamo la copertura, ci giriamo un po' meglio perché abbiamo bisogno di spazio qua per girarci. E acquistiamo semi. E tutto ciò è fantastico. Possiamo tranquillamente anche fermarci qui con il nostro NB e io direi che attendo dolcemente che il nostro operaio finisca di coltivare, anche perché diciamo che agganciare la seminatrice sull'MB sarebbe un po' un suicidio, perché anche quella è abbastanza pesantina e andare ad acquistare un altro trattore grande non, o comunque medio grande, non la reputo adesso una spesa essenziale, diciamo così, perché comunque avendo anche la season, le lavorazioni si possono tranquillamente fare senza problemi, anche se per 33.000 al 180, ragazzi, quasi quasi, con i suoi 180 cavalli, un pensierino ci si può anche fare. E non lo so, vabbè, magari aspettiamo, ragazzi, dai. E poi direi che può anche terminare qui l'episodio, è durato abbastanza. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, a dare un'occhiata a tutti i link in descrizione, tra cui trovate anche Instagram, e fatemi sapere a questo punto, visto che la serie è interattiva, e se acquistare o meno il 180-90. Lo troverete qualche ora dopo la pubblicazione del video, o forse anche prima, adesso vediamo come mi organizzo. Troverete appunto un sondaggio su una storia Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, rispondete al sondaggio: 180-90 sì, 180-90 no. Detto questo, direi che da Z è tutto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.